Mercoledì 15 maggio, presso il Palazzo della Regione in Via Gentile, si è tenuta la mostra d'arte intitolata Spazi Liberi, una serie di opere di testimonianza realizzate dalle diverse fasce di utenza, che dovrebbero creare una vera e propria rete tra le istituzioni e le associazioni del territorio. L'obiettivo è quello di lavorare insieme per dare voce a chi fra tanti stenti cerca di dare un corso diverso al proprio futuro. E la mostra cosa rappresenta? Che segno? Cosa volete dare? La mostra raccoglie il materiale che è stato prodotto lungo 10 anni di attività all'interno di quelle realtà normalmente non aperte al pubblico, come le carceri, come la REMS, dove ci sono i detenuti psichiatrici, come l'Associazione Italiana Persone Down, oppure il CARA di Restinco per i richiedenti asilo. Il problema a monte però è quanto interesse c'è nelle persone ad andare ad affacciarsi a determinate realtà. Per fortuna con il tempo stanno cadendo tante barriere, però vi possiamo garantire che non c'è ancora troppa sensibilità rispetto a certe cose, perché come sempre quando si conosce poco si tende a tenersi a distanza. Invece questa vuole essere una finestra, vuole essere uno stimolo anche per incuriosire le persone che magari sono un po' restie perché non sanno bene cosa li aspetta, con chi andranno a interfacciarsi. Però è bello pensare, porsi una domanda: chi è diverso da chi? Io credo che ognuno con il proprio vissuto, la propria esistenza è speciale, con errori a volte, con problematiche altre, che sono cose che non si possono paragonare. Qualcuno sceglie una condizione, qualcun altro nasce in una condizione, ma il problema è dall'altra parte. Se noi proviamo a stimolarvi attraverso una raccolta di questo tipo e a incuriosirvi, magari piantiamo un semino e la prossima volta qualcuno guarderà qualcun altro con un tono differente.